Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Siamo passati dal inossidabile amichettismo di sinistra a quello che oggi abbiamo in scena con l'arrivo della Meloni a Palazzo Chigi, cioè l'appartenenza dura e pura alla destra. Non facciamo prigionieri, cioè non è una scelta sul merito dei personaggi intellettuali, docenti che possono ricoprire delle cariche. Qui si va solo sull'appartenenza, se hanno il FEZ o non hanno il FEZ. Quali sono state le prime due nomine culturali che ha fatto questo governo? Al Maxi, Museo di Roma, Museo d'Arte Contemporanea, viene scelto Alessandro Giuli. Addirittura lui uscì, Giuli, dal Fronte della Gioventù perché lo considerava troppo moderato, per creare Meridiano Zero, un gruppuscolo di estrema destra. Poi è diventato giornalista, poi ha fatto Il Foglio, Libero, e da lì va a finire al Museo Maxi. Con quale competenza? Zero. La seconda nomina del campo Hobbit che è diventato oggi Palazzo Chigi, qual è stata? Pietrangelo Buttafuoco, messo alla guida dell'istituzione più autorevole, più internazionale, più complessa che noi abbiamo in Italia, la Biennale di Venezia, e mettono anche lì un giornalista. Sapete cosa dice di Buttafuoco Giuliano Ferrara? Il fascismo di questo straordinario scrittore civile, cioè Buttafuoco, funziona da anni come un antidoto allo sperpero retorico della nostra democrazia repubblicana. Questo è un libro di Pietrangelo Buttafuoco e l'editore si chiama niente meno che Franco Freda, cioè il terrorista nero, quello di Ordine Nuovo. Fa questo libro che raccoglie gli articoli di Buttafuoco e la casa editrice si chiama Aristocrazia Ariana. Lo ripeto, Aristocrazia Ariana. Dottoressa.